Salve ragazze, eccoci qua, benvenute nel Micesso. Allora ragazze, allora, appuntamento mensile con la collaborazione e questa volta riparliamo, vi vengo a riproporre una ditta con la quale collaboro ormai da circa un paio d'anni. Mi trovo molto bene con questa ditta, devo ammetterlo. Cioè, tutte le volte che faccio video in collaborazione con questa ditta, vi parlo dei loro prodotti, del costo non alto di questi prodotti e della qualità. Allora, sono prodotti cinesi innanzitutto, come voi sapete, parlo della Born Pretty Store. Allora, sono prodotti cinesi, però non per questo meno validi di altri prodotti che troviamo qua in Italia. Io personalmente mi sono sempre trovata bene. Il costo è relativo perché non è che sia un costo eccessivo, diciamo che è un costo che adatta a tutti i portafogli, insomma, dalle più piccole alle più vecchiette come me, e il prodotto non è diverso da altri prodotti che troviamo in commercio anche qua in Italia. Ora io non ti parlo del prodotto che trovi dal cinesino, che sono prodotti per i bambini, quelli finti, insomma, che durano da Natale a Santo Stefano nemmeno, ecco. Vi parlo veramente di un prodotto di buona cosmesi. Allora, questa volta ho scelto delle cosine, però mi hanno lasciato alcune sono buone, altre mi hanno lasciato un po' con quel di dire, ma non sembra la solita qualità che ho riscontrato, o forse non ho scelto bene io il prodotto. Allora, prima di tutto vi parlo dei prodotti con i quali mi sono trovata bene e dopo successivamente vi parlerò invece dei prodotti che ahimè non mi sono trovata tanto bene. Allora, matita per sopracciglia, Eyebrow Pencil e Brush. Flamingo si chiama questa matita. Il packaging è favoloso, come vedete qui nel video che vi metto laterale. Ora non so se ve lo metto qua, se ve lo metto sotto, insomma, da qualche parte nel video è. Allora, il packaging è questo, vi dicevo. È molto bello perché è leopardato. La matita in questione è questa qua. Io ho scelto il BKBR 003 perché sto passando piano piano al castano i capelli. Infatti vedete che ricrescita brutta, sembro che ho chissà che. Ora forse in videocamera nemmeno si vede, però dal vivo al sole veramente non è tanto, tanto sciccosa. Però d'inverno siamo avvantaggiati col fatto, ecco, che ci sono i cappellini, quindi ecco, siamo un po' avvantaggiati per quello, se no non è un bello spettacolo. Allora, la matita in questione è questo marrone testa di moro, questo qui. Vi faccio vedere come tutte le matite per le sopracciglia è un pochino più scura, però vedete, è a lunga durata. Mi sto trovando veramente bene con questa matita, delinea bene le ciglie, a lunga durata, e veramente mi sono trovata bene. L'ho già usata qualche giorno fa, perché la sto testando da qualche giorno, e quindi mi sto trovando veramente molto bene con questa matita. Altro prodotto per le sopracciglia è questo, che c'è scritto Long Lasting Coloring by a Brown. Poi è tutto by Nanda. È tutto in cinese, io il cinese non lo parlo, e quindi l'unica cosa che vi faccio vedere è questa qua, che c'è scritto long lasting, ossia dovrebbe significare, ora perdonatemi l'inglese se non è giusto, dovrebbe significare lunga durata, giusto? Allora, il prodotto in sé per sé è una cera. Allora, partiamo dal presupposto che io non posso dirvi che questo prodotto non è valido, in quanto può essere non valido per me. Allora, io parto da una base che
che non ho sopracciglia, ho solamente tre peletti incrociati, lo sapete bene. Quindi, questo essendo una cera, dovrebbe riempire i punti vuoti delle sopracciglia, cioè riempire i pelettini là dove mancano, dove ci sono dei buchi e mancano dei pelettini. Va bene? Di solito, ecco, le cere servono a sistemare un pochino il peletto, a riempire dove non ci sono, dove non c'è il pelo, cioè mettere in ordine i punti un pochino più critici che noi abbiamo nelle sopracciglia. Ora io, come dicevo, parto da una base che ho 1, 2, 3, 4 peletti incrociati, ecco. Quindi voglio dire, parto anche svantaggiata e per questo prodotto che è adatto alle persone che hanno una folta peluria nelle sopracciglia e serve appunto per andare a risistemare un pochino laddove manca, ecco, il pelo per me non è valido, nel senso che non colora, non mi dura, mentre una persona con il pelo può durare, ecco. Quindi io non lo posso bocciare come prodotto di dire è un prodotto che non vale perché è una cinesata, mentre magari con una persona con le sopracciglia più folte gli può durare tutto il giorno e fa fatica a struccarsi, ecco. Allora, il prodotto in questione è questo, ve lo faccio vedere nel video mentre lo sto applicando. Ha questo pennellino da una parte, il tappino e il pennellino da una parte, mentre dall'altra parte si svita e c'è questa parte con la cera, vedete? Anche questo è il colore. Aspetta, non c'è scritto il colore. Forse è questo qui, R253. Penso che sia questo il colore, ecco. Comunque è un colore, diciamo, tortora scuro, ecco, un marrone non tanto scuro, però è un tipo questi qui di Shiseido. È questi colorini qua. Vedete, ecco questo colore qui. Allora, un prodotto che ora io non sono molto brava a presentare prodotti, lo sapete, io ho sono un po' dislessica, ecco, diciamo così, mi vengono le parole giuste al momento giusto, ecco, diciamo, dopo ci ripenso, dico, Madonna, perché non ho detto così? Madonna, perché non ho detto cosa? Vabbè, comunque, non importa, ecco, diciamo che questo qui è un dupe, com'è che si dice? Di una marca molto famosa qua in Italia, solo che la marca famosa in Italia, diciamo, copre bene l'occhiaia, ti illumina la parte qua dell'occhio, mentre questo qua fa ben poco. Ora, persone che non hanno problemi di occhiaie come me, che non hanno viola, non hanno marrone, non hanno giallognolo qua sotto l'occhio, può essere ok. Mentre per persone con quest'altro problema, diciamo che questo prodotto non va a coprire, va nelle pieghettine dell'occhio e risulta un po' trasparente. Allora, vi parlo di questo correttore che si chiama Pop Fill è la marca. Il packaging è uguale a quel prodotto, a quel brand italiano di cui vi parlavo. E il prodotto è questo. Io ho scelto il colore FA02, che penso sia il colore più chiaro. È un pochino, c'ha lo spugnettina, vedete, c'ha il pennellino sopra, si strizza il prodotto e eccolo qua. Io ho scelto questo colore qui che è tipo giallino, ecco, tende un pochino vira un pochino sul giallino. Allora, se lo vedete qua sul dorso della mano, vedete come copre, però se lo andate a stendere bene, se lo lasciate in quel modo, praticamente vi va a finire tutto nelle pieghine per persone che hanno qualche rughetta di espressione come la mia. E se lo spandete bene, invece il prodotto non copre, ecco.
quello che vi volevo dire io. Quindi questo qui, io non mi sento di bocciarlo perché io mi trovo bene personalmente, per le ragazzine che magari non hanno problemi di occhiaia bluette, insomma, può andare bene. Persone che invece hanno questo problema, io a volte mi sveglio la mattina che magari ho avuto una cattiva digestione, una brutta nuotata, che c'è l'occhiaio fino a qua giù, viola, non va bene, ecco, non copre. Allora, altro prodottino con il quale mi sto trovando sì e no bene, diciamo che è un illuminante, illumina, però lascia questa chiazza antiestetica bianca. Ora non so se si vede. Mi piaceva perché appena visto ho detto, dico, cavolo, come illumina, però dopo provandolo nel tempo ho notato questo qui. Allora, il prodotto in questione è Specular Road. Super Repair si chiama Boot. Oddio, io non so leggere, quindi vi faccio vedere la confezione. E c'è una lampadina sopra, bellino il packaging, però ahimè, ha questo problemino di lasciare queste linee bianche qua dove andate a metterlo, sul nasino o sull'arco di Cupido. Quindi è in stick, questo è il Pink 03 Specular Road, vedete? Ma chi è che mi rammenta con tanto amore o tanto odio? Mi sta fischiando le orecchie. Allora, il prodotto è in stick, si presenta così, confezione molto deliziosa perché ha queste lampadine qua che appunto sembra chissà che cosa. Allora, questo è il... Ecco, e si presenta così in stick. Ora io ve lo faccio vedere qua nella mano. Vedete? Cioè è molto molto luminoso, molto illuminante, però ecco, lascia questa chiazza a lungo andare durante il giorno bianca. Io l'ho messo domenica, che sono andata dalla mia mamma, e nel pomeriggio la mia figlia mi fa: Mamma, ma perché ti sei fatta queste chiazze chiare qui sotto? E io ho detto, dico, amore, non me le sono fatte. Ho messo l'illuminante, molto probabilmente non l'ho sfumato bene. Però ecco, invece era questo qui che si era andata a fissare, aveva formato queste chiazze bianche. Quindi non so se sia molto indicato. Ecco, detto questo, io vi saluto, ringrazio la Born Pretty Store, ringrazio Cinzia, alla quale mando un bacione enorme, e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao belle!